Salve a tutti ragazzi e benvenuti assieme in questo nuovo video di Amazing Spider-Man 2. Ho fatto un po' di quest secondarie per riuscire a togliere un pochino la barra rossa che era piena di sotto. Quindi dai, non ce l'ho fatta completamente, però dai, meglio di niente. Adesso non dovrebbero staccarci per un po'. Andiamo pure all'obiettivo principale della quest. Vediamo un po' cosa lag a parte. Un giorno mi godrò un bel giro in città senza violenza. Che bello. Ma allora, oggi non è quel giorno. Già. Va bene, andiamo pure avanti. Vai così. Vediamo un po' cosa ci attende. Se si dà una mossa. Se non si imbambola. Ok, ci siamo quasi. Purtroppo si capisce sempre meno in come spostarsi con questo gioco. La telecamera è quella che è. E qui altre cose vanno male. Va bene, ce la facciamo però. Lo stesso non arrivare a due barre di rosso. Mamma mia, che ingestibile. Ok, manca poco. 58 metri, siamo qua. Vediamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo parlare col tipo topo. Salve. C'è una rivolta al Ravencroft. Non abbiamo gli uomini per gestirla. Possiamo soltanto chiudere il ponte, isolarlo. Ah. E la gente che lavora lì? Manderemo la task force per l'evacuazione. Ma se la passano male, hai modo di dare una mano? Certo. Ci penso io. Tranquillo. Arrivo me. Vuoi andare a... c'è che ci voglio andare da questa. Carnage senza limiti. Puoi usare il colpo di lanetta sul po'. Questo mi dimentico sempre di farlo. Porca miseria. È un incubo. Come è potuto succedere così in fretta? Già. È come se qualcuno avesse liberato apposta i detenuti pericolosi. Guardate. È peggio di quanto pensassi. Interessante. C'è molta roba da... Lo staff e i detenuti pacifici sono in una brutta situazione. Devo tirare fuori quella gente. Ma porca. Allora, facciamo così, va. Spider-Man, seguite... Fila di fare il pagliaccio. Facciamolo. Polizia brutale. Non sai cosa... Non andare da nessuna parte. Ok. Come la vedo male. Allora. Dove vai? Devo portare via chi non c'entra nulla con la rivolta. Ok, dai. Devo pensare a quello là. Ti piacerà? Beh, almeno a me di sicuro. Vai! RB. Dai, così, dai. Non devi prendere due volte. Mi stai prendendo sul serio. No. Bisogna essere velocissimi con questi tipi qua. Se no, ce lo metto in scoccia. Vai. Grande così. Oh, mi sei piaciuto. Spider-Man! Sì? Portami via di qui! Oh, ti arrivo. Ti aiuto subito. Grazie. Ci penso me. È andato tutto a rotoli. È un piacere. Sì, ora vai più lontano che puoi. Ok, mi curo un attimo. Benissimo. Andiamo avanti e vediamo un po' cosa posso fare. Perché qui di roba nascosta ce ne sarà un fottio. La voglio trovare. Se me la fai vedere. Sì, perché qualcosa dietro qui c'è. Allora, vediamoci un attimo. Devo portare via chi non c'entra nulla con la rivolta. Ok. Ho preso non è nulla di personale, ma non mi piaci. Ok, è personale. Ok. Perfetto. Vai così due volte, non credo. Dai, ce la posso fare. La chiamo scossa sismica. Tu puoi chiamarla buonanotte. Non era proprio quello che avevo in mente, però dai, va bene adesso. Ci sono... ho aiutato anche l'altro cristiano. Grazie. Prego. Ero terrorizzato. Tranquillo. Vai verso il ponte. La polizia ti tirerà fuori. Aiutami. Arrivo. Mamma mia, che ansia che mettono. Dove sei quello da aiutare? Accidenti. Io volevo prendere un po' di roba. Se la trovo. Ma non c'è niente. Yuhu. Wow, c'è tanta gente. No, non volevo fare questo. Non volevo fare anche quest'altro. Che cavolo, ma allora dovremmo sfidarci con la breakdance. Tanto non potresti essere più ridicolo di così. Cosa dici? Guarda e piangi. Devo portare via chi non c'entra nulla con la rivolta. Ok. Ragazzi, un pochino pianeggiando. No, sì. Ecco qua, vediamo adesso lui. No, lui, di qua, Spider-Man. Bravo. No, oh cavolo. Adesso penso io a te. Perfetto. Eccoci qua. Che è fatto che questa? La miseria. Aiuto! Sì, ti aiuto. Sono in trappola!
Ecco qua, non sei più in trappola. Sei... Spider-Man, sei un mito. Lo so. Aspetta a ringraziarmi. Non sei ancora in salvo. Oh, oh. Ma era in salvo. Ma che cacchio. Sì. Non ho ben capito. Proteggi, lo trovo? Sì, lo trovo lì. Però io volevo anche un po' esplorare, se mi dai il tempo, di vedere cosa posso trovare. Niente. Posso trovare? C'è qualcosa qui? L'ho visto, ho visto qualcosa qui. Arrampica di... Oh, cavolo. Scusatemi. Ce la farò. Ce la facerò. Ce la facerò. Ma non mi hai fatto più vedere niente. Diceva che... Ah, eccolo qui. Andiamo. Oh, mio! Sì. Adesso ragioniamo. Mi interessano molto i potenziamenti così. Perché voglio sbloccare nuove cose. Quanto mi manca per sbloccarle? A proposito, scusate, sono qui. 9004. Beh, possiamo toglierci qualche soddisfazione. Vediamo cosa fa. Grazie alle sue modifiche estese della ragnatele, Spider-Man può usare il tiro con la ragnatela molto più rapidamente. Quello per togliere l'arma, ma sì, dai, prendiamolo. Ok, vediamo quello dopo cosa mi dice. Vediamo un po'. Dopo aver aumentato la forza della ragnatela per poter tirare i nemici con una mano sola, Spider-Man può colpire i nemici mentre si porta verso di loro. Può essere interessante. Vediamo un po' questa. Questa qui mi interessava parecchio. Migliora, carica la scossa più rapidamente. Sì, alla fine serve. E questo qui ha un impatto migliore. Aggiunge una componente esplosiva sottratta alla mafia russa. Spider-Man ha creato delle ragnatele per la scossa sismica che esplodono all'impatto, sostenendo i nemici e colpendo anche quelli che la evitano come nemici rapidi. Questa era interessante. Peccato che non ho 8000. Va bene, non importa. Andiamo pure dal nostro obiettivo, il nostro caro amico. Proviamo a aiutare. Ci alziamo un po' di più. Eccoci qua. Penso che così siamo. Spider-Man, aiutami. Ti aiuto un secondo. Cioè, io sono un robot. Vai, vai, vai. Così. Oh, fatto una scossa una volta. Panico. Adesso è un attimo farla. Ok. Vai, vai, così. Vai, vai. Mamma mia. Ma siamo fortissimi. Guardatemi. Mi emoziono ancora quando combatto i cattivi. Sì. Ma non con te. Oh, cavoli. Rivediamolo con la moviola. Oh, ce l'ho fatta. Mamma mia. Mencken, giusto? Lavori per la Oscorp. Cercherò di non fartene una colpa. Cos'è successo? È stato Cassidy. Abbiamo cercato di curarlo con un siero sperimentale. Finiscila. So cosa fate tu e Fisk qui. Li state usando come cavie da laboratorio. Ok, ok. Ma il pericolo è reale. Cassidy si è trasformato in qualcosa di orribile. Mortale. E vuole creare dei suoi simili. Perfetto. Mi sembra giusto. Come faccio a fermare Cassidy? Non so se è possibile. Dovresti sconfiggere il simbionte che gli abbiamo iniettato. Disattivarlo. Infliggergli più danni possibili. Forse con il fuoco. O con le vibrazioni. Bene, ho capito. Ma sono solo teorie. Abbiamo in programma altri studi, ma... Ho capito, La sonica, scossa sonica. Cosa gli ha fatto quel cocktail scriteriato? Io non... Non lo capisco del tutto. Ma come con tutto il resto, l'obiettivo era curare gli Osborn. In questo caso, creando forme di vita organiche, intelligenti. Nanomacchine, totalmente dipendenti dal corpo ospite. Ascoltami, avrebbero dovuto riconoscere, curare qualunque danno e malattia. E avrebbero dovuto proteggere il corpo ospite. Una relazione simbiotica. Accidenti. Altri? Cassidy è un killer psicopatico. Quando è che ha iniziato a socializzare? Ha avuto un padre violento, una madre assente. Era invidioso di tutti i bambini con famiglie stabili e amorevoli. Quindi vuole crearsene una. Sì.
con i detenuti più pericolosi del Ravencroft. Vuole creare un esercito a sua immagine. Fantastico, è un'ottima notizia, direi. Ti porto fuori da qui, anche se non te lo meriti. Ma poi devo cercare Cassidy. D'accordo, è andato nei sotterranei, dove ci sono i detenuti irrecuperabili. Se li trasforma in esseri simili a lui, nessun luogo sarà sicuro. Per forza. Ok, devo portarlo fuori, ma proprio sicuro la cosa? Ok, dove devo andare? Eccoci qua. Data. Ok, da qui ce la faccio. La mia auto è fuori. Vai in ospedale, racconta tutto alla polizia. Altrimenti, finito con casa di, verrò a cercare te. lo vedo proprio bene. Non me la racconta giusta. Infatti. Pezzo di merda. Chi è lui, veramente? Non mi è piaciuta sta cosa. Ci sono un audio e una fotografia fotografica che non riuscirò mai a fare. Quanto ho? 2004. Vediamo un po'. Test intelligenza. Venom. Ah, ho capito chi è il nemico. Porca miseria. Non sarà una cosa facile. Allora, l'audio. Dove porca miseria sarà l'audio? Non so come sia quello. È quello. Purtroppo non è che si veda tanto. Molto. Ecco. Ragnatele, l'ultima moda per i cattivi che tengono allo stile. Allora, te vieni giù perché. Fai così. Qua, così siamo a posto. Ecco qua. Ok, questo non lo posso usare. No, è sparito. Quella lì, quel tipo di prima, non me la racconta affatto giusta. Ma proprio per niente. Quindi adesso dove è andato a finire? Ma porca, ma che è caduto giù? Io quel falaudio lo vorrei tanto trovare, ma infatti è caduto giù. Ho paura che non lo trovo tanto facilmente. Vai qui. Sì, niente, ciao. Che una ragnatela ionica non possa sistemare. Ok. Ciao. Perfetto, scusate, ma io ci tengo proprio a trovare queste cose perché sono interessanti. Gli audi mi dicono sempre qualcosa di gradevole. Purtroppo non c'è nulla. Vabbè, pazienza, me ne farò una ragione. Se non lo trovo, non lo trovo. Andiamo al obiettivo. Vediamo un po'. Sto cercando, ma ok, tu è meglio che salisci. E qui è meglio che facciamo così. Ok? Vieni qui. Cosa dovresti cambiare? Della legnatela. Tutto, direi. Piovere addosso all'inferno. Povero Rondoni. Ok. Giusto, sì, vero? Sì, sì. Ti piacerà? Beh, questo almeno a me, cioè, è sicuro. Ti sta bene. Dai, dai, dai. Eccoci qua. Ciao. Adesso voli te? Interessante. Allora, curiamoci un attimo, dato che mi tengo sicura, io voglio guardare un po' se trovo qualcosa, c'è lì qualcosa. Quindi ci vado senza nessun rispetto. Eccoci qua. Ci vado senza nessun rispetto, se riesco a darci. Centro! Okay. Oh, che bella cosa, mi sento già meglio. Vediamo se trovo qualcosa, ma ho paura di no. Ok, andiamo più in alto. L'obiettivo mi dice di andare esattamente. Non mi dice un cazzo, devo andare qui di sotto. Vuoi entrare nella rame? Ah, per forza, non ho altra strada da fare. Entriamo dentro e vediamo che succede. Venom. Venom è uno dei nemici. Massima sicurezza. Chissà cosa nascondono. Credo che stessero facendo qualcosa di molto sbagliato. Già, sempre, no? Ho sentito solo io. Boom shakalaka! Cos'è che hai detto, scusa? Un shakalaka. Eccoci qua, ecco da. C'è corrente elettrica nell'acqua. Devo stare in alto. Devo stare in alto. Andiamo in alto. Mi ha detto qualcosa di utile. Oh cavoli. Oh porca. Meno male che il costume mi protegge.
ma non basta. Cavoli. Lancia ragnatele disattivati. L'ho visto. Devo stare attento. Purtroppo, ragazzi, sono morto. Pensavo di colpirlo, invece sono soltanto volato. Pazienza, succede. Adesso lo rifacciamo e tanti saluti a tutti. Tanto sono appena arrivato. Allora, massima sicurezza. Chissà cosa nascondono. Cavoli. Credo che stessero facendo qualcosa di molto sbagliato. Come al solito, insomma, no? Ed ecco un'azione spettacolare. La corrente elettrica nell'acqua. Okay. Devo stare in alto. Allora, prima di stare in alto, stavolta vorrei vedere se c'è un fettente maledetto che è qua. Se io gli do una bella scossa seismica, dovrebbe esplodere. Che cos'è? Oh, adesso ragioniamo. E adesso mi piaci. Ce n'è un altro di qua. Vediamo di saliscire da qualche parte. Eccolo qua. E adesso te ti do una bella scossa sismica. Preferirei affrontarvi singolarmente, ma vado di fretta. Ecco qua, adesso ragioniamo meglio sul da farsi. Io farei che tolgo questo, faccio così. Bersaglio individuato. Facciamo fuoco. Così. Nel profondo sei solo un bimbo spaventato che sta per prendersi un calcio in faccia. Perfetto, dai. Oh, ma c'è il tipo topo qui. Oh, porca miseria. Ah, è esploso. Vabbè. Ragnatele ioniche. Scusa, è che mi piace dirlo. Dai, è bello. Ciao. Oh, è stato un vero piacere. Adesso ci curiamo, che è meglio. Andiamo un pochino. Sì, la cura è veramente una schifezza, però devo fare più che prima che posso. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Non c'è assolutamente niente. Qui c'è solo del gran male. Adesso, ho il ragno. Cosa c'hai? Cos'è? Farà male. Molto male. Allora, fammi capire esattamente da dove devo andare. Ma dove siete? Perché non li vedo? Ah, scusate, qui. Non l'avevo visto. Devo entrare qui. Si salve, buongiorno. Eccolo! Oh, porca. Tutto mio. Non posso usare le ragnatele per un po'. Però intanto ti devo giocarmela bene. Ho servito. Rivediamolo con la viola. Eccolo qua. Meno male che le ragnatele sono potenziate, quindi ce la faccio subito. Ciao, è stato un piacere. Vediamo cosa c'è di bello qui. Ci deve essere il modo di disattivare la cosa. Lui dice che devo andare lì. Ma come ci vado lì? Esattamente. Deve esserci qualcosa che mi sfugge, perché vuoi che non si possa usare per disattivarlo? Mi sembra strano. Allora, dice che devo andare là. Andiamo un attimo qua. Cerco di capire come entrare, ma non è facile capire. A meno che non ci sia qualcosa che mi sfugge, ma l'unica porta di entrata è quello. Calati. Io li calo anche, ma non vedo niente. Allora, c'è qualcosa che non mi quadra. Il senso di ragno non mi dice un cazzo e io non so dove andare. Vediamo un po', a meno che non ci sia qualcosa da fare che mi sfugge, ma non penso. Allora, andiamo qua. No, non c'è niente che io possa fare. Ah, forse lì, scusate. Andiamo un po' qua. Qua c'è... No, non c'è niente qua. E qua non c'è nulla. Qua? Ah, ecco, vedete che c'era qualcosa. Sono un po' rincoglito. Attrezzatura elettrica, bruciature. Vai. Spider-Man. Oh, ma chi c'è? Credevo fosse mio amico. Certo. Che gli importasse. Mi ha fatto del male. Ha detto che ero i suoi occhi. Ma mentiva. Mamma mia, quanto sei tutti fumato. Mentono. Ora so che ne è capace. Non mi frega più. Ah, bello. Non mi rispedirà al Ravencroft. Non può uccidermi. L'energia non si crea e non si distrugge. Si trasforma. E io ho appena iniziato a trasformarmi. Bravo, complimenti, guarda. Max Dillon. Loco, dimmi qualcosa. Devo andare qua. Ok. Ah, vedete che è facile alla fine. Va bene, andiamo pure. Ho la sensazione che ci sia qualcosa dietro quei rottami. Lo pensavo anch'io.
Quindi facciamo così. E tanti saluti. E tu invece le prendi, e le prendi tante. Come un disaster movie. Okay. Ma tutto per voi. Perfetto, sono abbastanza contento. Beh, così, avendo potenziato, è molto più semplice giocare. Se non voglio un elettroshock, mi conviene evitare quell'acqua. Vediamo, sto pensando come poter fare. Opa, guarda chi c'è. Salve! Eccoci qua. Beh, così è tutta un'altra cosa giocare, devo dirlo, è molto più bello. I potenziamenti sono sempre una cosa gradita. Vediamo quante ce ne mancano. Ne ho 2009 sempre. Allora, andiamo qua. E facciamo così. Beh, ci facciamo strada facilmente. Ah, aspetta. Ho fatto una cacata, lo so. Ma ho visto una cosa e ci tenevo a... Ci tenevo a capire come fare. Ho visto una cosa che mi sarebbe interessata molto. Ok, andiamo qua. Ecco, questa ho visto. Quella è interessante perché si può fermare da qua. Se me lo fai fare, vuol dire che c'è un motivo. Allora, non so se è la strada principale della mossa e devo andare là. Non lo so. Ah, ma tu mi duri poco. Dai, 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 fermati. Ok. Infatti c'era qualcosa, ragazzi. È sempre buono esplorare. RB, lo sto spingendo. Però se il nostro volto non lo fai attivare. Facciamo così. Oh, mi piace. Eh sì, mi piace tanto anche a me. Perché mi servono quelli. Dai. Dai. Oh, ma porca la miseria. Cioè, sì, dite che non fa incantare. Doveva mi dice spegnere B, ma non è così, devo dirgli proprio dove andare, se no tanti saluti. Ok, io direi che per questo video è tutto. Noi ci salutiamo qui, così dopo facciamo con calma tutto l'interno. Speriamo di scoprire più cose possibili. Sono completamente al 63%, potevo fare di più, ma potevo fare anche meno, quindi sono abbastanza soddisfatto. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video di The Mighty Spider-Man. Mi raccomando, non perdete Shadow of Tomb Raider, che ho intenzione di portare diversi video oggi. E quindi per adesso vi do un saluto da Shiva. Ciao ciao.